Benvenuti nell'episodio di Natale di Sam's Travel Vlog. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Sam's Travel Vlog. Oggi, dopo tanto tempo, vi porto una nuova puntata di Sam negli Stati Uniti. E vi porto con me quella che è stata la mia visita, quella che è chiamata l'arena più famosa del mondo. Infatti oggi andiamo al Madison Square Garden. Era già da un po' che volevo fare questo video perché per me il Madison Square Garden è stato davvero un posto speciale. Non solo per questa visita che ovviamente è stata bellissima, avete modo di vederla, ma soprattutto per un evento al quale ho assistito al Madison Square Garden qualche giorno dopo che l'ho visitato e del quale ve ne parlerò più avanti. Direi che per oggi possiamo rimanere su questo tour che ho fatto al Madison Square Garden chiamato l'All Access Tour. Che se andate a New York non potete assolutamente perdervi. E quindi cominciamo questo tour virtuale dell'arena più famosa del mondo. La nostra visita al Madison Square Garden è successa lo stesso giorno che abbiamo visitato l'Empire State Building. Infatti, lasciato l'Empire, ci siamo diretti verso l'arena. Arrivati sulla 7ª Avenue, siamo entrati all'interno del Madison Square Garden. Let it snow, let it snow, let it snow. E abbiamo preso i nostri biglietti per l'All Access Tour. Abbiamo incontrato la nostra guida. E da lì è iniziato il tour. La prima parte della nostra visita ha riguardato tutti i corridoi nel quale passano ovviamente gli spettatori, che sono pieni di reperti, di memorabilia, di tutti gli eventi e tutti i concerti storici che si sono tenuti al Madison Square Garden. Ed è anche bellissimo perché a livello del soffitto di questi corridoi c'è una striscia di pannelli che fa il giro di tutta l'arena e sono 365 pannelli, uno per ogni giorno dell'anno, e ognuno rappresenta un evento storico che è successo al Madison Square Garden. Finito il tour dei corridoi, siamo finalmente entrati all'interno dell'arena. Let it snow. Let it snow. Let it snow.
Dopo una breve spiegazione ci siamo spostati e siamo andati a vedere l'immensa riserva di birra. And my dear, we're still goodbye. Che la nostra guida ci ha detto essere come forse una delle più grandi di tutta l'America, qualcosa del genere, è davvero immensa. Dopodiché siamo saliti al The Bridge Level. The Bridge sono due ponti sospesi sopra l'arena attaccati al soffitto del Madison Square Garden, con una vista davvero pazzesca proprio a strapiombo sul campo da hockey. Una volta superato The Bridge Level, siamo passati un po' alla parte più VIP della visita e siamo andati a visitare i club più esclusivi all'interno del Madison Square Garden, quelli che diciamo sono riservati alle celebrità e alle persone importanti. Il primo è stato il Delta Sky 360 Degrees Club. Da lì ci siamo spostati e siamo andati a vedere gli spogliatoi dei Rangers, che ovviamente se non seguite gli sport americani non lo sapete, i New York Rangers sono una delle squadre più famose al mondo di hockey. E poi abbiamo visto anche gli spogliatoi di New York Liberty, che sono una famosissima squadra di basketball americano. Da lì ci siamo spostati in una parte ancora più esclusiva del Madison Square Garden, infatti siamo andati a vedere le suite della Madison Square Garden Company. E poi siamo tornati ancora una volta all'interno dell'arena, questa volta però a livello del campo. L'ultima parte della nostra visita riguardava un club ancora più esclusivo, che è l'1879 Club di JP Morgan. Questo club lussuosissimo si è concluso il nostro tour. Noi siamo ritornati nella hall. Abbiamo fatto ovviamente la nostra sosta usuale al negozio di souvenir. E poi siamo usciti dal Madison Square Garden.
Però per concludere, questo ovviamente abbiamo fatto in nostra iniziativa, abbiamo voluto fare anche un giro tutti intorno all'arena per andare a vedere tutte le cose celebri, anche se cose non è il termine più adatto, che ci sono intorno al Madison Square Garden, tipo Pennsylvania Station. L'ufficio delle poste di New York, che l'avrete visto un sacco di volte nei film. E c'era anche un cartello gigantesco che annunciava la visita del Papa a New York. E così si è concluso il nostro tour dell'arena più famosa del mondo. Il tour, non mi ricordo se l'ho detto prima, si chiama All Access Tour. E se siete interessati a visitare il Madison Square Garden, vi dico fatelo assolutamente perché è un tour spettacolare. La nostra guida è stata meravigliosa. Ci ha spiegato in maniera eccelsa tutta la storia che c'è dietro, che adesso ovviamente non sto qui a raccontarvi. Però è stato davvero davvero interessantissimo. Il prezzo di questo tour non è neanche carissimo se paragonato ad altre attrazioni di New York, perché costa $26.95 per gli adulti e $19.95 per i bambini sotto i 12 anni oppure i senior sopra i 62 anni. In ogni caso, per maggiori informazioni, come sempre ormai, vi lascio linkato qui sotto il sito del Madison Square Garden, dove troverete maggiori informazioni sui prezzi, i biglietti e tutti i tour disponibili. Bene, questo era il video, spero tanto che vi sia piaciuto. Questo era l'episodio di Natale, perché anche se lo ricevete con un paio di giorni in anticipo, infatti Natale sarà lunedì, oggi è sabato, ho pensato che vi devo comunque dare un piccolo regalino, no? E ho pensato, cosa posso regalare ai miei followers? Qualcosa che senza dubbio possa piacergli. Indubbiamente me l'avete fatto capire in tutti i modi che la rubrica che vi piace di più del canale è Sam negli Stati Uniti. E col fatto che adesso pubblico solo un video a settimana, purtroppo, Sam negli Stati Uniti riesce a uscire forse una volta ogni 3-4 settimane, quindi non la vedete molto spesso, perché ci sono anche Sam in Medio Oriente, Sam nel Regno Unito, ci sono i video normali che non appartengono a delle playlist particolari, però ho deciso di farvi non uno ma due regali. Il primo regalo è che d'ora in avanti ho deciso che la programmazione fissa del canale includerà un video di Sam negli Stati Uniti una volta ogni 2 settimane, quindi troverete un nuovo video di Sam negli Stati Uniti 2 volte al mese. E quindi questo ci porta a qual è il secondo regalo. Quello che uscirà sabato prossimo sarà l'ultimo video del 2017 e vi preannuncio già che sarà un video di Sam in Medio Oriente e vi dico che sarà molto bello, quindi non perdetevelo. Però questo vorrà dire che tra 2 settimane uscirà una nuova puntata di Sam negli Stati Uniti e sarà il primo video del 2018 e quindi mi sono detto bisogna iniziare alla grande questo nuovo anno, quindi vi annuncio che il primo video del 2018, che sarà una nuova puntata di Sam negli Stati Uniti, non sarà un solo video ma sarà un doppio video. Non vi dico che cosa riguarderà perché quello sarà una sorpresa, ma vi dico che saranno 2 video forse sull'attrazione turistica più famosa di New York. E non vi dico altro, vi dico solo che il primo video uscirà sabato 6 gennaio alle 14 ovviamente, mentre il secondo video su questa attrazione fenomenale e famosissima di New York uscirà martedì 9 gennaio alle 14, sempre qui sul canale. Ragazzi, io ho già parlato anche troppo, io posso dirvi solo passate un buon Natale, mi raccomando di seguire Sam Stravel Vlog su tutti i social, così avrò occasione di farvi gli auguri anche lì il giorno adatto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate con quello che ne pensate, fatemi sapere se siete mai stati all'interno del Madison Square Garden a un evento, a un concerto, anche solo durante un tour, e noi ci rivediamo sabato prossimo alle 14 qui sul canale con l'ultimo video di Sam's Travel Vlog del 2017. Io vi ringrazio e vi saluto, ciao! Spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche premendo sulla campanella qui sotto. Seguite Sam's Travel Vlog anche su Facebook, Instagram e Twitter. Per il resto, se vi va, potete seguire anche me ai miei profili personali. È tutto completamente a vostro rischio, trovate gli ad qui a lato e tutti i link in descrizione.